Takagi e Ketra, che non ne sbagliano una, lo dicevamo qualche giorno fa. In questo caso si sono inventati i Barbudos, Jovanotti, Calcutta, Tommaso Paradiso, sì, dei giornalisti, Calcutta, come ricordava Giusy Legrenzi. A tal proposito, buongiorno da Fulvio e Pierluigi, ma soprattutto eccoci, buongiorno a Giusy Legrenzi. Siamo qui, buongiorno, state bene? Benissimo. Ah, bene. Che bella questa linea diretta, me la sono goduta tutta, mi è piaciuta molto. Ho perso alcuni pezzi, quindi non so se per caso qualcuno ha citato, perché mi sono proprio venuti in mente di cuore i genitori di questo ragazzo. No, ecco, hai fatto bene a citarli. Non so chi siano, non li conosco, certo, ma io credo che se tu vieni su così, tanto devi alla famiglia, quindi così mi è venuto proprio questo pensiero e lo volevo condividere con voi. Ieri erano proprio accanto a Manuel durante la conferenza stampa, hai perfettamente ragione, il papà e la mamma dicono tutto, diciamo così, tanto, di questo figlio. Sì. Va bene, buona giornata a Massimo Galanto. Buona giornata a voi. E buona giornata a Davide Giacalone. Eccoci, bentrovati, buona giornata. La lettura dei giornali, come sempre, in Nonstop News su RTL 102.5, si parte alle 7.10 del mattino. Prime interessanti oggi, anche perché diverse, eh? Non c'è la notizia che monopolizzi. Allora, Corriere della Sera, l'apertura è un caso che approfondiremo più tardi. Donne uccise, lo sconto di pena diventa un caso. A centro pagina, oltre la Brexit, ci arriviamo, fra Italia e Cina 50 trattative. Mattarella, regole severe. Tu hai sintetizzato, Davide, e così la Via della Seta, la nuova Via della Seta, passa dal Quirinale. Ma sì, perché ormai è diventato un grande frullato di temi, di negoziati, con, non tanto con la Cina quanto con controparte cinese. Cinesi al momento ce ne sono in corso più di 50, semmai quelle erano quelle che sarebbero state portate alla cerimonia. Ma la sostanza qual è? La Via della Seta è passata dal Quirinale perché aveva suscitato una serie di problemi e di questioni, anche perché siamo gestiti dal punto di vista comunicazionale male. E non era stato preparato il terreno. Noi l'abbiamo avvertito dal primo giorno in cui ci siamo occupati di questa cosa. Avete parlato con la Commissione Europea, sono stati informati i nostri alleati, perché la Cina è un grande paese, grande produttore, ma è anche un paese, diciamo, che ha un sistema politico e delle relazioni geopolitiche non propriamente collimanti con quelli dell'Italia e dell'Europa occidentale. Non era stato fatto questo lavoro, insomma, alla fine mi pare di capire che da questo benedetto memorandum of understanding verranno espunte sia la questione relativa alle telecomunicazioni e alle reti 5G, sia in generale alle reti europee. Quindi a quel punto dovrebbe restare una sorta di volemos e bene, senza questioni vincolanti. Non è un trattato internazionale, non passerà in Parlamento, non c'è un foro dove eventualmente dirimere le controversie, perché tutto verrà fatto eventualmente in sede amichevole. Diciamo che se messa così è una cerimonia, potevamo risparmiarci il disturbo fin qui. Questa mattina sulla stampa, sondaggio shock sulla capacità di spesa degli italiani, è in prima pagina, il titolo è crisi, un italiano su due non riesce a pagarsi farmaci e visite mediche, il 32% fa fatica ad acquistare carne, il 53% costretto a rinunciare ai viaggi. Che Italia ci racconta la stampa questa mattina? Allora, intanto è un'Italia interessante quella che racconta, perché ovviamente il disagio c'è ed è evidente, e però è un'Italia in cui il disagio sondato non coincide proprio con il disagio dei numeri, cioè quelli verificati, l'economia, l'Istat. Il disagio sentito è superiore, è più alto, eppure in questo ci sono delle cose significative. Per esempio, i pensionati riescono a sostenere le spese in maniera più agevole rispetto ai giovani, secondo questo sondaggio. Certo che è così, ma noi siamo andati avanti per qualche anno a parlare del pensionato povero, col risultato che in realtà le pensioni nel momento della crisi sono rimasti redditi stabili, mentre i giovani che non hanno trovato lavoro, ma sto parlando di giovani, mica solamente dei ragazzi, sto parlando anche delle padri e madri di famiglia con età più giovane, si sono trovati davanti a maggior disagio. Il 53% è costretto a rinunciare ai viaggi, questo magari non è esattamente tra i beni essenziali. Preoccupa molto per esempio quella spesa sanitaria, che una parte, il 32%, non è in grado di sostenerla, non si sente in grado di sostenerla, ma anche lì bisogna capirsi. Il nostro sistema sanitario passa per intero medicine che sono essenziali. Mi è capitato di dover ricorrere in questi giorni a un pronto soccorso, che è una bella brutta esperienza, ma una bella esperienza, nel senso che sono stato soccorso con grande professionalità. Poi ti danno una serie di farmaci, diciamo alcuni essenziali, altri di accompagnamento, lo dico da ignorante, e scopri poi in farmacia che quelli essenziali costano 2-3 euro, quelli di accompagnamento un po' di più, ma ci sta, insomma, rientra nelle regole.
il disagio sentito è più forte, perché questa si chiama paura. Tra poco ancora Davide Giacalone. Grazie, naturalmente ritorniamo con te per i prossimi aggiornamenti e andiamo anche sulla cronaca, se ne è parlato molto nelle ultime ore, avremo un approfondimento anche in nostro news questa mattina, e per scegliere un titolo sono andata su Repubblica pagina 18: uccise la moglie a coltellate, pena ridotta, era stato illuso, a pochi mesi di distanza da un'altra sentenza che aveva parlato per la riduzione di pena di tempesta emotiva. Ecco Davide, un tuo commento su questa scelta di una giudice che peraltro, sottolineo, è donna. Anche la giudice della precedente sentenza a Bologna è una donna. Io sono abbastanza inorridito dal modo in cui si danno queste notizie, perché io capisco tutto avere la sensazione, ma quei titoli sono sbagliatissimi. Ci sono alcune interviste, non ho letto la sentenza, ci sono alcune interviste al giudice che l'ha redatta, sono pregne di assoluta razionalità, ragionevolezza e rispetto della legge. Poi, ripeto, tutte le sentenze, tranne quelle della Cassazione, sono appellabili, ma le leggi sono studiabili. Nel nostro sistema di diritto l'omicidio è condannato con un massimo di pena di 30 anni e un minimo di pena, l'omicidio volontario naturalmente, di 21 anni. Il signore in questione che ha ammazzato la moglie non è che il primo è stata dimezzata la pena perché c'era la tempesta emotiva, e questo qua invece gli è stata dimezzata la pena perché era stato illuso. È che semplicemente che nella ricostruzione dei fatti il giudice ha visto delle aggravanti, perché ovviamente ci sono, ha ammazzato uno, e ha visto delle attenuanti, cioè attorno a queste circostanze, e non lo ha condannato a 16 anni, lo ha condannato a 24 anni. Dell'ultima sentenza, mentre Bologna era stato condannato a 25 anni, è stato condannato a 24 anni, non a 16, solo che ha scelto il rito abbreviato, e il rito abbreviato prevede lo sconto di un terzo della pena, 24 diviso 3 per 2, indovinate quanto fa? 16. Se io scrivo sui giornali siccome è stato illuso gli hanno dato anziché 30 anni 16 anni, racconto sostanzialmente una balla allarmistica e insensata a quelli che leggono quei titoli dei giornali. Non mi piace questo sistema, e allora si cambi la legge e si dica che per l'omicidio non si può fare il rito abbreviato, ma finché rimane lì è inutile. Diciamo, dichiarazione di Salvini sul tema, che dice sono senza parole. Ecco, bravo, non usi parole, magari nel frattempo studi questo sistema, è lui il legislatore insieme ai suoi colleghi. Se non la vogliono più questa cosa, cambia. Ma il giudice ha applicato la legge secondo il suo libero convincimento e lo ha spiegato in maniera razionale. Il resto è, diciamo così, appartiene al colore e al folklore. Però Davide, hai ragione, hai detto tutte delle cose super ragionevoli, però siccome non la pensa così solo Salvini, ma anche molti nostri ascoltatori che si sono fatti sentire, va detto che questo va inserito in un periodo storico in cui la giustizia e la macchina della giustizia a volte non punisce in maniera severa e giusta le persone, e la sensazione che si ha e che hanno in molti è che spesso la giustizia non stia dalla parte delle vittime. Purtroppo questa è una convinzione generalizzata. Sì, non c'è dubbio per Luigi, accompagnato dal fatto che tanti giornalisti ignoranti pensano di farsi un nome dicendo delle scempiaggini per poi dire: avete visto, ho fatto sensazione, la giustizia non fa giustizia. Tu sei ignorante e stai dicendo una cosa sbagliata, per forza che gli altri poi ne traggono un'impressione sbagliata. Le leggi, ripeto, le sentenze sono appellabili, ma le leggi sono studiabili, non è proibito. Studiabili non è male, devo dire, adesso in generale. A proposito, ne abbiamo parlato, eravamo presi da tutt'altro, però insomma nel giornale Orario Flash abbiamo dato la notizia ai italiani, la polemica, Mussolini ha fatto delle cose buone, apriti cielo, ci risiamo. Vi ricordate Berlusconi, ragazzi? Adesso sono passati 20 anni, Berlusconi con quella polemica surreale, la gita, com'era, la vacanza? La vacanza al confine. Ovviamente è una dichiarazione ultra infelice, ma il problema non è questo, è che Davide non riusciamo proprio a parlare di storia, per forza non la insegniamo. Ma sì, non la insegniamo, non la studiamo. La sapete qual è la prima legge che fece Hitler quando arrivò al governo, con un governo di con una coalizione, come il resto Mussolini aveva fatto prima di lui? È la retribuzione per la festa del 1° maggio. E vuol dire che è una cosa sbagliata? Ma certo che è giusta. Del resto lui era nazionalsocialista, anche Mussolini era socialista. Però la storia va studiata, insomma, anche questa storia ci ha fatto del bene, le bonifiche nella Maremma. Andate a Grosseto, Piazza Dante, ci sta un ristorante che si chiama Canapone, perché
perché si mangia bene, questa è pubblicità, accanto, perché c'è il monumento a Canapone. Canapone sarebbe Leopoldo II, che è morto nel 1870, se non ricordo male, o giù di lì, il quale fece le bonifiche, che avviò le bonifiche, lo chiamavano Canapone perché veniva dalla Francia ed era biondo, quindi i grossetani lo prendevano amorevolmente per le chiappe, come fanno normalmente i toscani. Ora, se l'ha fatto il monumento a Canapone, l'ultimo, il penultimo granduca di Toscana, per le bonifiche, come ha fatto a iniziarle Mussolini qualche anno nel secolo successivo? Allora, la storia, diciamo, anche che come le leggi, è studiabile. Dai Davide, torniamo tra poco, rimanete con noi. Ben sintonizzati su RTL 102.5, 29 minuti dopo le 7 del mattino. Ancora buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco. Poco fa Giusy ha colto il significato più profondo della lezione di Manuel Bortuzzo, facendo riferimento ai suoi genitori. Ha fatto bene a ricordare quanto sia importante avere dei genitori come quelli di Manuel. Davide Giacalone è un buon genitore, ma soprattutto ha una sensibilità molto spiccata, e vorrei chiedergli un commento da genitore e da osservatore a queste parole di Manuel pronunciate ieri: per guardare avanti non bisogna guardare indietro, la mia vita è sempre la stessa, c'è un problema logistico ma sono quello di sempre, potevo batter la testa e non essere più me stesso, il mio primo sogno ovviamente è tornare a camminare, non mi arrendo. A te Davide. Assolutamente ragione, sono parole ammirevoli, ma hanno un rilievo anche diverso rispetto, e superiore rispetto a quello che è il suo atteggiamento umano. Vedete, in un sistema di diritto non esiste serio, qual è il mondo nel quale apparteniamo, e quindi anche il nostro con tutti i difetti che si possono immaginare, la rivalsa o la vendetta, se volete chiamarla in maniera un po' truce, non è una questione, non spetta a ciascuno di noi. Se io ho subito un danno, non devo punire io, non devo avercela io. È la legge che deve, è lo Stato che accuserà i suoi, coloro i quali gli hanno sparato. E sarà del tutto irrilevante se la vittima perdona o non perdona, ricorda o non ricorda, può costituirsi o meno parte civile, ma la punizione a chi ha sparato a Manuel è una punizione che chiediamo noi Stato, e la chiediamo noi Stato, noi italiani, per il tramite della procura, quindi del procuratore che rappresenterà in giudizio noi tutti e la legge. Poi ci sarà un giudice che dovrebbe essere totalmente terzo, purtroppo sono colleghi, il quale dice, stabilirà se qual è la pena. Detto ciò, il rancore è un modo per perdere il proprio tempo e la propria serenità. Manuel questo lo ha capito, bravissimo, in quella condizione non è facile, quindi è doppiamente bravissimo. In nome del popolo italiano, ricordavamo Davide, ti salutiamo con questo tweet: grazie a nome di Grosseto per le tue parole. Arrivato Aurora. A domani. Ciao, Davide. Grazie, a domani. Grazie a voi, buona radio a tutti. 47 minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco. Vorrei presentarlo così: ci sono politici che dichiarano, hanno dichiarato di lasciare la politica e di andare in Africa e che continuano a vivere nel nostro paese. Ce ne sono altri che finiscono stagioni della politica e si riciclano altrove, e poi c'è chi, come Francesco Rutelli, ha concluso un ciclo di attivismo politico attivo e che ha deciso di investire nella cultura, e lo sta facendo da molti anni come presidente anche dell'associazione Priorità Cultura. Noi abbiamo il piacere questa mattina di averlo con noi. Buona giornata Francesco Rutelli. Buongiorno a voi. E ben ritrovati, è un po' che non ci si sentiva. Allora, Priorità Cultura, l'associazione Priorità, ecco, non proprio di stretta attualità questa idea di una cultura come vissuta come priorità del nostro paese, e ci sono tante attività. Una, devo essere onesto, ci ha molto colpiti, anche la difesa dei simboli, dei monumenti, ad esempio, in Italia e all'estero, perché ci sono dei grandi italiani, a prescindere da se si abbia studiato o meno la storia, caro Francesco Rutelli, che ogni tanto rischiano. Sì. Cristoforo Colombo, caso notissimo e recente, ma per esempio i monumenti che ricordano le trasvolate oceaniche di Italo Balbo, fascistissimo Italo Balbo, ma straordinario aviatore e anche, lo dico adesso, faccio la fine ai italiani, grande italiano per quanto concerne appunto l'aeronautica. Ora, bisognerebbe avere, come dire, cultura e aver studiato per saper discernere. Non va di moda. Ma la storia di Cristoforo Colombo è in America, negli Stati Uniti sono stati smontati alcuni suoi monumenti, vandalizzati degli altri,
e Colombo si è visto addirittura accusato di essere l'iniziatore del genocidio nei confronti dei nativi. È una vicenda che ce la dice, a mio avviso, lunga a proposito di quella che io chiamo l'immediatezza che ci condiziona. Ormai tutto lo facciamo in base ai post che scriviamo e alla pretesa che in fondo le nostre conversazioni riguardino i nostri amici, quelli che sono già d'accordo con noi, e che tutti gli altri in fondo sono altri. Penso che difendere i monumenti che sono in giro per il mondo, pensi che in Africa hanno iniziato a smontare in alcuni paesi dei monumenti a Gandhi. Ora Gandhi è difficile che si trovi nel mondo che sia stato tanto amante, difensore della pace, del rispetto tra tutti. Ebbene, non ha fatto un centinaio di anni fa alcune dichiarazioni del tutto corrette, si direbbe oggi, a proposito dei neri, a proposito, lui era indiano, è stato in carcere in Sudafrica, si è battuto per la libertà anche di quelle popolazioni, e hanno smontato in alcuni paesi i suoi monumenti. Allora, la mia riflessione, l'ho pensata in una conferenza a Villa Medici qualche giorno fa, è: stiamo attenti a demolire i simboli condivisi per ricercare ognuno di noi la propria verità e anche in qualche modo difendere la propria tribù e i propri convincimenti talvolta faziosi. Le possiamo chiedere di richiamarla per qualche istante, tra qualche istante, perché si sente proprio male la qualità della telefonica, quindi se è possibile la richiama la regia e poi torniamo da lei, Rutelli. Francesco Rutelli, che è stato sindaco di Roma per molti anni, negli anni più importanti della città per quanto riguarda gli investimenti legati al Giubileo, un sindaco insomma che è stato anche amato dalla città, a dispetto ovviamente anche delle posizioni politiche. Sarà interessante tra poco chiedergli qualcosa anche sulla decadenza della città che ha guidato, che lo ospita, perché poi vive a Roma da sempre. Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con lui. Qualche istante ancora lo raggiungiamo auspicabilmente su una linea più affidabile. Sì. Succede, ragazzi, magari sì. Ti trovi in un luogo in cui il tuo cellulare normalmente perfetto non aggancia la cella perfetta. Eccolo. In quel caso tornato. Andava così male, di dire delle cose sensate. No, le ha dette, solo che ogni tanto andava proprio via la voce, quindi a noi dispiace per gli ascoltatori, ci piacerebbe che l'ascoltassero appieno. Le faccio una domanda sulla cultura e sul nostro paese. Al di là veramente delle posizioni politiche di chi ricopre certi ruoli in questo momento che sono legati alla cultura, secondo lei l'Italia, gli italiani hanno avuto negli ultimi anni una sorta di risveglio culturale, che ne so, passando proprio dalle visite ai musei piuttosto che a frequentare il cinema, insomma, in questo modo, oppure vede la situazione ancora un po' stagnante? Ma diciamo che il grande cambiamento ovviamente è digitale, vale per tutto, e qui bisogna interpretarlo nella frequentazione delle persone. La cultura è anche analogica, cioè anche fisica, e non c'è dubbio che non si può non guardare, non vivere, non attraversare anche fisicamente le cose, anche se ormai siamo abituati ad avere nell'aggeggio che ho in mano io come una protesi. Una grande antropologa, Ida Magli, scrisse che l'umanità sarebbe cambiata da quando ha scoperto il telecomando, perché è una specie di aggiunta alla propria mano, e sempre attraverso la mano non ha cambiato la sua storia. Oggi digitiamo, scorriamo e ovviamente guardiamo, ascoltiamo. Pensi al cinema presieduto Anica, che è l'associazione delle industrie del cinema e dell'audiovisivo. Beh, il cinema oggi fa i conti con una catena del valore, cioè la ricchezza prodotta, il lavoro che si fa è molto importante per l'Italia. Il lavoro, pensiamo all'artigianato, pensiamo ai grandi mestieri del cinema. L'Italia ha vinto più Oscar al mondo dopo gli Stati Uniti, e li ha vinti non solo per i registi, per i grandi protagonisti, li ha vinti per i truccatori, li ha vinti per i costumisti, gli scenografi, i tecnici. Abbiamo grandi professioni. Bene, tutto questo lo dobbiamo, a mio avviso, promuovere anche attraverso il digitale. Dobbiamo avere dei grandi costumisti che fanno videogiochi, che sono una realtà dirompente. Dobbiamo avere costumisti che lavorano per i cartoni animati, per l'animazione, che è una realtà fondamentale anche espressiva e artistica.
ma insomma dobbiamo riscoprire anche la parte fisica. Viviamo in città in cui non ci rendiamo conto, per farle un esempio, chi va a Piazza del Popolo a Roma guarda l'obelisco distrattamente e forse non sa che questo obelisco ha 3200 anni, cioè ben prima che Augusto fosse da altre parti. 1200 anni prima era stato realizzato quell'obelisco in Egitto, trasportato con una nave lunga 70 metri e non c'erano motori dalla foce del Nilo. Ecco, la fisicità che ha mosso la storia, a mio avviso, è qualcosa che oggi dovremmo riscoprire anche con qualche umiltà per capire la storia dell'uomo. Grazie Francesco Rutelli, che vorrei aggiungere è stato, almeno per me che sono romano, il sindaco migliore degli ultimi 30 anni in questa città, e quindi va bene, adesso Roma, insomma, come dire, passa un periodo così e così. Va bene Rutelli, buona giornata e grazie per essere ciao stato con noi. Ciao, buon lavoro. Il Don, buongiorno. Benedetti caro, oggi vi faccio, vi impressiono, dico una frase un po' strana che vi farà pensare, spero. La rivolgo a me stesso. Amo più i dubbi che le verità. È pesantina la frase, però pensateci bene, amo più i dubbi che le verità. Molto profonda. Sì, allora, Giusy, qua tu ne sai più di chiunque. In realtà ne sa di più certamente la nostra esperta. Parliamo un po' di salute, di benessere, di cambio stagione. Insomma, siamo a metà marzo, tra poco si passa in primavera, per la precisione il 21, e salutiamo Giuliana Lomazzi, che è giornalista esperta di alimentazione naturale e benessere. Buongiorno Giuliana. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie di questi minuti. Allora, lo abbiamo accennato, in questa fase di passaggio, oltre le classiche cose che si dicono sempre, la sonnolenza e bla bla bla, come ci possiamo aiutare con l'alimentazione? Due consigli da dare subito. Allora, è vero che questa, proprio metà marzo, metà aprile, è una fase critica per questo mal di primavera, che non è una malattia, premetto. Cosa fare? Sicuramente non bisogna continuare con le abitudini invernali, cioè bisogna cercare di adattarsi a questa stagione che cambia e che ci dà dei problemi, proprio perché passiamo un po' da un periodo di buio, di inattività, di alimentazione un po' più ricca, più abbondante, magari con più grassi. Passiamo a questa fase in cui c'è più luce, siamo più all'aperto. E c'è anche ovviamente meno bisogno di mangiare in modo calorico come abbiamo fatto in precedenza, e quindi è il momento di passare ai cibi più leggeri. La natura in questo periodo primaverile ci offre degli alimenti, delle vegetali che sono molto depurativi per l'organismo, e vuol dire che è proprio il periodo di disintossicarsi, di ripulire, di lasciare da parte tutte quelle tossine che abbiamo accumulato inevitabilmente con l'inverno. Senta Lomazzi, ma a proposito di questi alimenti, no? Io così voglio dirle la mia esperienza. Quando vedo le belle giornate, mi tuffo sui frutti e sulla rapa rossa, che non so per quale motivo. La rapa rossa? Sì, dentro di me, come dire, così regala momenti di grande felicità. Ecco, la rapa rossa, per il colore, secondo lei, sì. Ecco, no, fa bene o no nel periodo primaverile? Fa bene a prescindere, fa bene tutto l'anno, diciamo, soprattutto cruda, proprio perché cruda ha questo conserva meglio tutte le sue proprietà, che sono molto molto rimineralizzante, vitaminizzante. Per cui sicuramente ha una carica energetica molto utile nel periodo, però forse l'ideale. Caduta la linea. È sulla rapa rossa. Ecco, trovata. Prego, diceva, non l'abbiamo sentita per un istante, prego. Per eccellenza, tutto quello che stimola la diuresi, che fa fare plin plin, insomma, aiuta a buttare fuori, a espellere, aiuta l'organismo a eliminare. Quindi frutta. Sì, ma anche delle verdure, il finocchio frutta, per esempio, so che fa molto sì, bene. Il finocchio, sì. E poi per esempio anche tutta molto buona, primaverili. Finocchio, mamma mia. Beh, possiamo passare a cose più gustose, esatto, Giuliana? Aiuto. Sì, per chi ha voglia di andarsene nei prati, che conosce anche quello che sta raccogliendo, certo. Abbina, prende due piccioni con una fava, perché si... Sì.
fare una bella passeggiata all'aperto, che fa solo bene in questo periodo, e raccoglie un po' di ortiche in zone pulite, ovviamente. Le ortiche, a parte che si possono tranquillamente comprare, però non è lo stesso, chiaramente. E andare per prati, manca una parte del divertimento. Certo. Queste sono estremamente. No, veramente lo dico, le ortiche nei prati di Roma, campi romani, di Roma. Com'è che non ci credo? Ve lo dico, quando porto il mio bassotto Ugo, spesso raccolgo le ortiche, io vado spesso per campi in città. Quindi. Sì. È una buona visita. Bene, ringraziamo naturalmente, perché insomma tutte queste cose che ci ha regalato sono cose che fanno bene. È un buon momento noi giochiamo, ma su frutta, verdura e per carità anche le ortiche. Sì, sono c'è cose... molto altro, il crescione, le fragole. Però il tempo, tutto, insomma. Il tarassaco che amarognolo. Anche quello lo troviamo sui bordi. Il tarassaco, insomma. Sì, è Ciglio Strada. Allora Giuliana. Sì, il tarassaco. Non lo conosco, sì, confesso. No, non comprendiamo, però andate in una qualsiasi erboristeria. Il dente di leone. Ah, il dente di leone, ora sì, ora sì. Ce l'ho. Ora ce l'ho. Giuliana Lomazzi, grazie per il tuo intervento grazie di oggi. A voi. Buon lavoro, a presto. Suona la grande, Coma Cose, Granata, New Hit su RTL 102.5. Cambiamo di nuovo argomento, bocciato il nodino. Il governo britannico metterà oggi ai voti una mozione in cui chiederà alla Camera dei Comuni di scegliere tra il via libera e un accordo sulla Brexit entro mercoledì prossimo e uno a più lungo termine. Londra taglia intanto i dazi per 12 mesi su gran parte dei prodotti importati, ma non basta alle imprese britanniche. Facciamo il punto della situazione con il corrispondente da Londra del Corriere della Sera, Luigi Ippolito. Ippolito, buona giornata, benvenuto. Buongiorno. Sulla prima oggi scrivi Brexit, divorzio verso il rinvio. Luigi, chi ci capisce qualcosa onestamente è bravo. L'ultimo gioco di società britannico è boccia la May. Qualsiasi cosa lei porti alla Camera dei Comuni viene regolarmente bocciato, ma resta lì, ancorata. Ma che sta accadendo? Sta accadendo che Theresa May non riesce a convincere i deputati che quello sul tavolo è l'unico accordo possibile. Il problema è che la realtà è questa, anche per l'Europa non esiste la possibilità di negoziare un accordo di divorzio differente, e quindi la May è costretta ad andare avanti. La settimana prossima metterà di nuovo per la terza volta ai voti questo accordo, ma c'è chi comincia a pensare che non si possa escludere che alla fine ce la faccia, perché questa minaccia di una dilazione della Brexit a tempo indeterminato potrebbe spaventare quegli irriducibili euroscettici che finora le hanno votato contro, i quali potrebbero pensare, beh, forse la Brexit rischia a questo punto di non accadere più, di non verificarsi più, di sfuggirci di mano, allora potrebbero alla fine turarsi il naso la settimana prossima e votare finalmente a favore di questo accordo. Non è uno scenario da escludere. Siamo a pochissimi giorni, siamo il 29 di marzo, no? Dovrebbe accadere tutto, quindi c'è lo spazio per riprendere davvero in mano questa situazione, o 14 giorni, 15 sono un po' troppo pochi? Sicuramente 14 giorni sono pochi, ma a questo punto sembra pressoché scontato che ci sarà un rinvio. L'Europa è probabilmente pronta a concedere una dilazione tecnica anche di un paio di mesi o forse di tre, come chiede Theresa May, quindi direi che la data del 29 marzo sta per saltare fra oggi e i prossimi giorni, quindi si andrà a maggio-giugno e probabilmente ci sarà lo spazio per riuscire a far trangugiare a Westminster questo accordo così indigesto. Ecco, Ippolito, Londra ha tagliato intanto i dazi per 12 mesi su gran parte dei prodotti importati, anche se non basta ovviamente alle imprese britanniche, però la sterlina recupera terreno o no? Sì, la sterlina ha recuperato terreno perché appunto sembra non essere tutto perduto, nel senso che c'era grande preoccupazione che il 29 si andasse al precipizio, cioè che fra due settimane ci fosse il caos, la catastrofe. Sembra a questo punto che fra no deal bocciato come ipotesi di principio dal Parlamento britannico e spostamento in avanti della data sempre più probabile, diciamo che i timori a brevissimo termine si sono un po' attenuati, quindi i mercati valutari tirano un attimo il fiato.
Luigi Ippolito, lavori e vivi a Londra da tanto, in generale nel Regno Unito. Andando in giro, ti facciamo questa domanda da qui, dall'Italia, che cosa si sente? Ora sappiamo che Londra non è la Gran Bretagna, ma insomma ovviamente viaggerai anche nelle varie contee. Che cosa si dice? Sì, sicuramente c'è grande preoccupazione. L'altro giorno mi ha colpito, ero in metropolitana, a sentire la gente che discuteva dei vagoni, dei voti sulla Brexit, dei voti in Parlamento. Insomma, è una questione che veramente emerge in tutte le conversazioni. Basta cominciare una chiacchierata con un inglese a qualsiasi livello e appena si accorge che sei europeo, straniero, comincia a parlare di Brexit. E di solito, specialmente qui a Londra, ecco, c'è grande preoccupazione e c'è anche quasi imbarazzo. Spesso si scusano con te per quello che hanno fatto, quasi qui a Londra, appunto, dove sono in generale pro-europei, quasi si vergognano per quello che sta succedendo e per lo spettacolo che sta offrendo il loro paese di caos, di disordine politico. Ecco, si sentono un po' mortificati nel loro essere inglesi. È come se avessero fatto una marachella, Luigi. Sì, quasi. Adesso, insomma, non tutti, ma molti, specialmente qui a Londra, sono appunto pentiti e imbarazzati. Esatto. Ecco, Ippolito, un aggiornamento rispetto alle cose dette qualche secondo fa. La sterlina cede terreno dopo il balzo di ieri seguito al voto del Parlamento britannico, che ha escluso un no deal. Il pound cede lo 0,7 a 1,3 dollari e perde quota anche verso l'euro. Va bene, questi gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. Grazie a Luigi Ippolito. Prego, buongiorno. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dall'estero, 49 minuti dopo le 8 del mattino. Buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco. Cambiamo di nuovo argomento, ancora una sentenza che fa discutere, pena dimezzata rispetto alla richiesta dell'accusa a un uomo che aveva ucciso la compagna, riconosciute attenuanti tipo omicida mosso da un misto di rabbia e disperazione, si legge nella sentenza. Vogliamo approfondire la questione con l'avvocato matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace. De Pace, buona giornata, benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti voi. Ci piacerebbe conoscere il suo punto di vista proprio su questa sentenza, su come è stata emessa, insomma, e anche sulle reazioni immediate che si sono poi viste. Certo, allora dico subito, i giudici emettono le sentenze in nome del popolo italiano, però basandosi ovviamente sulla legge e sul loro potere discrezionale. Cosa vuol dire potere discrezionale? Che c'è il libero convincimento del giudice anche in ordine alle valutazioni che fa l'avvocato difensore, in ordine all'applicazione delle attenuanti o delle aggravanti. Allora, in genere, quando c'è un omicidio si pensa all'ergastolo, ma non sempre è l'ergastolo. In teoria non dovrebbe essere inferiore ai 21 anni, ma appunto il potere discrezionale del giudice, il libero convincimento, lo mette in condizione di fare delle valutazioni che cambiano la possibilità della pena, anche tenuto conto che ci sono dei riti diversi. C'è il rito abbreviato, che è chiamato premiale, proprio perché essendoci magari la confessione, oppure più rapido, quindi un'istruttoria molto meno lunga, consente di avere, chiamiamolo tra virgolette, però un premio, quindi una riduzione della pena. In questa sentenza, come nelle altre degli ultimi giorni, nel leggerla io sono rimasta un po' sorpresa, perché obiettivamente le valutazioni del giudice, che ci sono perché sono ultra espresse e motivate, si allargano un po' ai ragionamenti psicologici, che io non trovo così pertinenti, proprio perché fatta in nome del popolo italiano la legge, cioè la sentenza, dovrebbe essere più obiettiva, non così personalizzata. E quindi da questo punto di vista la trovo negativa, perché la personalizzazione della sentenza basata più sui pensieri del giudice che non sul popolo italiano, secondo me non è correttissima, ma la libertà dei giudici consente loro di farla. Avvocato, lei ha ricordato tecnicamente ciò che accade nel momento della formulazione e della formazione di una sentenza relativa a pena, lo abbiamo fatto anche in rassegna stampa con il nostro editorialista Davide Giacalone un'ora e mezza fa. Però le chiedo, ha detto le stesse cose che ha detto lei, quindi su questo ci troviamo. Sì, assolutamente. Le chiedo però in modo secco, attraverso questa estensione psicologica, diciamo così,
Torna il diritto d'onore? Mi scusi la domanda. Appunto, questa a me hanno dato un po' fastidio le sentenze degli ultimi giorni, perché essendo stata io una guerrigliera femminista, da ragazza ho combattuto molto contro questo modo di pensare. Se soltanto ricordiamo che il delitto d'onore è stato nel nostro codice e applicato dai tribunali fino al 1981, non è che sono tantissimi anni, e quindi mi dà un po' l'idea che ci sia ancora una sorta di attaccamento a quella cultura, a quel ragionamento, per cui uno pensa, insomma, te la sei voluta, sei morta perché te la sei voluta. Strano che poi sono sempre donne, e quindi da donna mi sento un po' rivoltare, perché questo problema della violenza, contro il quale anch'io combatto da anni anche nel mio lavoro, sappiamo che la violenza più grave è quella domestica, vediamo che i delitti sono sempre tra ex fidanzati, ex mariti, ex mogli, ex amanti. Ma infatti è questo il tema, Anna Maria, perché non è solo da donna, anche da uomo, lo dico anch'io, ecco, dico, ma questo è bello, ma è vero, ci sono anche tanti uomini che lo pensano, lo ritengono, che vogliono assolutamente distinguersi da questi che sembrano giustificati. Abbiamo visto uno la tempesta emotiva, l'altro la delusione perché credeva, ma è orrendo tutto questo, cioè non si può pensare te la sei voluta, non si può pensare che il sentimento giustifica sempre anche il delitto. È ovvio, non c'è un delitto che viene fatto a mente fredda, a meno che non ci sia uno super patologico che ragiona a tavolino per sadismo, ma in genere i delitti vengono tutti dalle passioni, dalle emozioni, dai sentimenti, per quanto negativi siano. Sì, noi poi semplifichiamo, giustamente tu come Giacalone ci hai riportato, diciamo così, alla grammatica della giustizia italiana. Va detto che però la discrezionalità dei giudici spesso cozza con il periodo storico in cui viviamo, in cui il buon esempio avrebbe dato l'opportunità di pensare che sul tema della violenza sulle donne in qualche modo lo Stato ha la schiena dritta. In questo caso lo Stato ha dimostrato di non averla per discrezionalità di un giudice, cose roba da matti. Comunque, no, ma va bene. Posso dire un'altra cosa? Quando io studiavo all'università, i miei professori mi insegnavano che la sentenza ha anche un significato esemplare, perché deve servire a tutti. Ricordiamo però, questo era un rito abbreviato, quindi di suo c'era uno sconto di pena previsto dalle leggi. Infatti il rito lo chiamano premiale, perché c'è un premio. Però quando io studiavo, dobbiamo salutarci, avvocato. È finito il tempo, ecco.